Benvenuti a tutti, questo è Quattro chiacchiere intorno alle sei corde. Nuovo format, faremo un po' di chiacchierate intorno al tema della chitarra, della musica, della liuteria. Oggi ho con me un ospite che è un bravissimo chitarrista, un amico, un conterraneo anche qua di Biella, Alex Gariazzo. Benvenuto Alex. Ciao Alessio e un saluto a tutti i tuoi clienti, appassionati, followers, chiamiamoli come vogliamo. Grazie mille di essere qua. Niente, oggi vorrei parlare un po' con te della tua carriera in qualche modo, anche un po' della passione che hai per lo strumento che suoni, la chitarra, e un pochino poi parliamo anche un po' di liuteria, che tanto so che ne sai anche tu. Se vuoi farci un piccolo cappello introduttivo di cosa fai, che cosa hai adesso attivo in termini di progetti, insomma un po' la tua storia. Allora, beh, racconto solo questo episodio perché qua dietro ho un oggetto di culto, questo 45 giri di Jimi Hendrix, non a nome Jimi Hendrix, ma Jimi Hendrix e Curtis Knight, si chiama Hush Now e Flashing, quindi è un 45 giri che non è pubblicato sui dischi ufficiali di Hendrix, ovviamente. E io all'età di 6-7 anni ho trovato in uno scatolone questo 45 giri e altri, compreso Purple Haze di Hendrix e l'album bianco dei Beatles. Ho messo sul giradischi perché io sono vecchiotto, quindi a quell'epoca si usavano solo i giradischi e i vinili, e mi è cambiata la vita, per cui ho deciso di suonare la chitarra fin da bambino. Ho cominciato a studiare fin da piccolo. Ovviamente all'inizio, essendo bambino, un percorso tipicamente accademico, da cui mi sono defilato ben presto, e intorno all'adolescenza invece ho cambiato completamente approccio. Mi sono avvicinato alla chitarra acustica, alla chitarra elettrica, suonando prevalentemente blues, rock blues, che erano un po' le mie passioni, o appunto la musica dei Beatles. E poi, essendo che proprio al nostro paese, perché anche tu sei un conterraneo, a Vigliano Biellese c'era un attivissimo country club di persone più grandi di me che ascoltavano musica country, mi sono avvicinato alla musica americana, al bluegrass, eccetera, e ho potuto studiare con alcuni grandi nomi, in particolare con Beppe Gambetta, che è un maestro del flat picking riconosciuto a livello mondiale. Lui adesso ormai vive in America da anni, è il fautore di una splendida cosa che si chiama Acoustic Night, che c'è ogni anno a Genova, al Teatro della Tosse, con un sacco di grandissimi chitarristi che provengono da tutto il mondo. E insomma, attraverso tutte queste varie influenze ho cominciato a suonare, ad appassionarmi alla chitarra come strumento e a tutte le sue possibilità. Poi nel 94, con 22 anni, Fabio Treves, che è probabilmente il più conosciuto e famoso bluesman italiano, grazie all'aiuto di Massimo Serra, amico batterista biellese che già suonava con lui e che gli ha proposto un mio provino come chitarrista cantante, sono entrato nella Treves Blues Band, di cui faccio ancora parte oggi. Ed è sicuramente stata una grande fortuna perché mi sono trovato catapultato dall'ambito locale a un ambito nazionale barra internazionale professionale. Quindi io facevo l'università, facevo giurisprudenza e ho deciso, con grande gioia dei miei genitori, di buttarmi a capofitto invece nella carriera musicale, che però mi ha dato grandi soddisfazioni perché al di là dell'esperienza di incidere dischi, suonare live per oltre 1.000 concerti in giro per l'Italia e all'estero, ho avuto l'opportunità di incontrare personaggi clamorosi, di suonare con loro. E, per esempio, ho avuto l'opportunità di suonare insieme a Warren Haynes, dei God Mule, a Joe Bonamassa. E, insomma, per molti chitarristi appassionati sono grandi nomi e potete immaginare la gioia di suonare con personaggi così. E poi aprire i concerti di nomi pazzeschi, da ZZ Top a fare tutto il tour italiano con i Deep Purple, a aprire il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo a Roma davanti a 60.000 persone. Per cui, insomma, l'atmosfera di quel mondo lì mi fa proprio pensare, pensando a dei ragazzi giovani, che a volte le cose che tu sogni ti possano accadere veramente, no? Cioè, io quando mi sono trovato in camerino con Roger Glover dei Deep Purple dicendo, sai, io. Lui mi ha detto, sai, io quando avevo 14-15 anni suonavo sempre blues, quindi mi piace un casino. E dico, io quando avevo 14-15 anni suonavo i pezzi vostri. Pazzesco. E fa un certo effetto. E
E quindi ti dico, la mia carriera ha preso questa piega molto bella, nel senso di lavorare a livello professionale in Italia e fuori, e poi chiaramente, ovviamente, a fianco alla Travis Blues Band coltivo anche altre passioni. Sono anche un insegnante, ovviamente un didatta un pochettino sui generis, nel senso che non ho un atteggiamento troppo accademico, perché nella musica moderna sono altri gli elementi che contano. Prima di tutto la passione e il sentimento, e poi proprio avendo seguito dei seminari con personaggi come Bill Frisell, come Scott Henderson, eccetera, mi sono reso conto che anche i più tecnici alla fine ti dicono di suonare le note più importanti, di suonare molto a sentimento, di creare un proprio gusto, un proprio sound, un proprio feeling, no? Quindi questa è la cosa che secondo me, detta a un giovane chitarrista, è la cosa più importante. Quindi mi sono avvicinato anche ad altri generi, continuo a suonare in maniera acustica il country bluegrass, ovviamente. Mi è capitato appunto di suonare con tanti musicisti americani. Ormai da diversi anni collaboro con più musicisti che vengono in Italia: Michael McDermott, che è un cantautore molto springsteeniano, Jono Manson, Bossifus King, che è un canadese. Insomma, con ognuno di loro ci sono esperienze e suoni diversi, per cui è sempre piacevolissimo. Poi la mia passione per i Beatles è rimasta e ho un progetto dedicato alla musica dei Beatles in versione acustica. Ho fatto anche un progetto soul in passato a nome Gary Hudson, che è un nickname che deriva dal mio cognome Gary Hudson. Insomma, cerco di spaziare nei vari generi, e mi piace anche esibirmi da solo come chitarrista e basta. Cioè, ho suonato a diversi festival di chitarra, quelli Acoustic Franciacorta, o quelli organizzati in Veneto dall'associazione Marcel Dadì, insomma. Anzi, Atkins Dadì, loro si chiamano esattamente. Quindi, insomma, mi piace anche cimentarmi con generi diversi e situazioni diverse. E anche quando faccio un concerto da solo, il mio concerto è un misto di tanti elementi. Cioè, avendo la fortuna di cantare anche, faccio tante cose cantate. E gli strumentali vanno appunto da ragtime alla Chet Atkins, a blues classici, a reinterpretazioni personali di brani che amo molto. Ecco, una cosa che mi piace molto è riarrangiare a mio modo tutti i miei ascolti, e quindi mischiare molto i suoni. È una cosa che faccio molto anche quando suono l'elettrica, ed è una cosa che mi hanno sempre detto che è un po' caratteristica del mio sound, cioè di non essere imitatore di, che ne so, Hendrix barra Stevie Ray Vaughan, o B.B. King, cioè, nel senso, in ambito blues, di metterci degli elementi che sono più vicini magari alla musica country o alla fusion, insomma, quindi creare una sorta di crossover tra gli stili e i generi, per avere un suono che è un po' più personale, un po' mio. Certo, pensi che è una cosa molto interessante il racconto in generale, perché evidenzia che in qualche modo sei stato capace di spaziare, magari neanche troppo consciamente, nel senso portato dalle esperienze che stavi facendo in quel momento, però sei stato capace di spaziare molto in diversi generi. Credi che in qualche modo possa essere questa la motivazione per cui riesci ad avere una tua identità così, insomma, così definita? Assolutamente. Se devo dire, la caratteristica fondamentale è quella, nel senso che al di là della passione per le corde in generale, perché apro un'altra parentesi, oltre a suonare la chitarra, ovviamente adoro suonare tutto quello che ha le corde, quindi dal basso alla lap steel, al dobro, al mandolino, al banjo, all'ukulele, il bouzouki, il sitar, su cui non sono per niente bravo, ovviamente, ma mi affascina tutto ciò che ha le corde, no? E che si suona con le dita, non con un arco, quindi non violino, violoncello, Certo. ovviamente. Però, ecco, la passione per le corde è per il suono degli strumenti a corda, per il suono puro, naturale. Quindi questa è un'altra cosa di cui parliamo magari dopo, del suono e della caratteristica del suono. Sicuramente un motivo per cui sono riuscito a trasformare questa passione in un lavoro è l'ecletticità. Cioè il saper approcciare generi diversi. Ovviamente non mi cimento con cose che non ho studiato o approfondito, per esempio il metal piuttosto che il jazz di un certo tipo,
piuttosto che il flamenco, piuttosto che, cioè non sono uno troppo tecnico, sono uno che bada più al sodo, appunto al sound o alla scelta delle note, però se non mi sono cimentato su un genere non lo frequento, e se non ne sono particolarmente appassionato non lo approfondisco, quindi però nell'ambito invece degli altri generi ho cercato di essere il più possibile aperto a ventaglio e collaborando con artisti diversi, lavorando anche in studio. Ecco, un altro elemento che ho detto, che non ho detto, è che mi è capitato di lavorare in studio in maniera molto diversificata, perché passando da situazioni classiche più legate a me, quindi al rock, al blues o al suono, diciamo, Beatles, eccetera, o soul, a delle cose di pop. Mi capita di suonare spesso nei dischi di artisti di varia natura, da recentemente anche artisti molto molto pop. Faccio degli esempi, Irama e Benji e Fede, dove magari la chitarra non è sicuramente protagonista, ma magari spesso vengo chiamato e mi è stato detto da alcuni produttori, per cercare di creare un sound con l'acustica, ad esempio, in particolare, che è una cosa che cercano molto, perché nelle ballate capita spesso di sentire l'acustica, di creare un sound che sia il più possibile internazionale, perché negli ultimi tempi nel pop sono usciti grandi nomi come Ed Sheeran o John Mayer, che usano molto la chitarra acustica e hanno quel modo di suonare l'acustica, anche solo di accompagnare una ballad, che è leggermente più internazionale, mentre invece in Italia siamo stati abituati a sentire l'acustica suonata in studio sempre un po' standardizzata, molto precisa, impeccabile, ma un po', come dire, senza nulla togliere ai colleghi che sono eccezionali, io non sarei così bravo a fare quel tipo di cose, ma suonata sempre un po' in una maniera standard. Quindi tutta una serie di artisti del pop hanno tutte le chitarre acustiche suonate in un certo modo. Quindi spesso i produttori cercano invece qualcosa di un pochino più personale e un pochino più internazionale, che se senti un intro per radio puoi anche dire: ma è un pezzo italiano o un pezzo internazionale? E questa è un'altra caratteristica che secondo me bisogna cercare di avere, cioè un sound che non sia così riconoscibile, ecco, diciamo. Ok, anche questo è molto interessante perché, e poi ci torneremo magari un po' sulla questione diciamo dell'identità, no? Nella musica. Però una domanda correlata che mi viene in mente, visto la quantità di progetti diversi, che hai attivi, la mia domanda è questa: come mai pensi che la chitarra, sia effettivamente lo strumento giusto, tra virgolette, diciamo lo strumento che ti permette di esprimerti al meglio in una quantità di situazioni così, così variegata? Perché ha delle caratteristiche, è un suono che può veramente cambiare il sound di un artista, nel senso, partendo dagli anni 60, dai Beatles, cioè dai primi che hanno comunque sperimentato suoni diversi anche nell'ambito pop, diciamo. Se tu ci pensi, noi siamo tutti affascinati dal suono di alcuni brani, e questo suono deriva proprio dalla ricerca che i musicisti hanno fatto. Non per niente alle mie spalle ho Frank Zappa, che è un genio totale, però era soprattutto un chitarrista, eppure scriveva della musica incredibile, anche se cioè, la orchestrava, anche se era semplicemente un chitarrista, diciamo. Perché la chitarra, secondo me, apre una possibilità immane di ipotizzate un brano per tre pianoforti, per quanto bello sia, non è interessante come un brano per tre chitarre. Cioè, l'arrangiamento che puoi fare con tre chitarre già è speciale a livello di amalgama di suono. Immaginate di farlo con tre chitarre completamente diverse, cioè un'acustica, una classica corda in nylon, e una semiacustica jazz, oppure una chitarra con il capotasto e un'elettrica passata in un ampli con un leggero effetto. Cioè, le caratteristiche, le possibilità sono immani, ed è una cosa che a me affascina tantissimo. Per esempio, io appena sento un brano in studio o in prova e dico: ah, qua sentirei
questa cosa qua, vuoi che tiri fuori la mia chitarra baritona per dire? Ecco, anche all'interno delle chitarre mi piace molto sperimentare con i suoni. E quindi non sono il classico chitarrista che va in giro con una chitarra sola, mi carico l'auto tutte le volte che faccio un live o che vado in studio a registrare e mi porto tutte le possibilità, perché giocare col suono dello strumento è la caratteristica base, cioè pensare che tu sia rappresentato da una sola chitarra non ha alcun senso. E infatti è un altro elemento che ha sempre ingenerato un po' come dire, una sorta di qui pro quo, perché negli anni 60 i musicisti, per esempio, tendevano a usare nelle immagini uno strumento barra due per motivi di sponsor o per motivi di immagine. Quindi i Beatles, non so, avevano le Rickenbacker prima e poi la Gretsch, George Harrison e poi la Epiphone Casino, John Lennon. O Hendrix lo vedevi spesso lo identifichi con la Stratocaster, no? Così come Clapton, o il primo Clapton invece con la Gibson. In realtà non era questione di marchi e di immagine, perché adesso che su Instagram girano una serie di immagini sconosciute ai più, si vede che in studio usavano tutt'altre cose, cioè non le chitarre per cui sono conosciuti, perché proprio andavano alla ricerca del suono, delle caratteristiche diverse, e quindi spesso compaiono Dan Electro piuttosto che Hagstrom, piuttosto che chitarre molto meno standard, diciamo, no? Certo, alle volte addirittura insospettabili in qualche modo, perché sono. Totalmente insospettabili. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato. E poi devo dire che ovviamente pensate a com'era il setup live di un musicista dell'epoca e quello di adesso. Cioè, io ho racconti di persone come Fabio Treves, il mio capo, che vide Jimi Hendrix dal vivo quando venne in Italia nel 68 e si ricorda fisicamente di questa valigia di cartone con i pedali dentro, ma molto. Cioè, senza rodi, senza niente, cioè lui che si porta questa valigia, che se si monta neanche una pedaliera, ma un mix di pedali, li attacca un amplificatore e tira fuori un suono che era nelle sue dita e nella sua testa, perché nessuno aveva mai sentito niente del genere con quelle attrezzature. Tra l'altro, io invece ho conosciuto personalmente i signori Davoli dell'Emilia Romagna, che hanno fornito l'amplificazione per i live sia di Hendrix sia dei Beatles di un periodo, quando sono venuti in Italia, ed erano degli amplificatori giganti. Io tra l'altro ne ho usato anche uno in un live a Forlì, che il festival era, diciamo, curato dal punto di vista tecnico dalla famiglia Davoli, e quindi c'erano questi ampli enormi che hanno la caratteristica, per esempio, di non avere i midi, quindi c'era volume, alti e bassi, basta. Quindi mettevi dentro il cavo e quindi o avevi tu degli effetti o erano le tue dita nella chitarra il suono, però quello era, cioè, e quindi si usava quel tipo di setup e di creatività. Quando ho fatto il tour con i Deep Purple, ho stretto amicizia con Tommy, che era il guitar tech di Steve Morse, chitarrista dei Deep Purple, ovviamente quello di Purple attuale, quindi Blackmore è un ricordo, però Steve Morse è un chitarrista incredibile. E Tommy, oltre ad avermi settato le chitarre perché si è, come dire, appassionato alle mie chitarre, in particolare a questa Gibson Les Paul Gold Top degli anni 70, databile 71-73 perché monta i Mini Humbucker, e lui mi ha raccontato di aver settato e di aver avuto tra le mani la chitarra di Duane Allman, che era una Les Paul Gold Top tipo questa. E niente, allora un giorno nel soundcheck a Firenze mi ricordo che mi dice: vuoi provare il setup di Steve? Dico, ma beh, sì. No, ma tranquillo, mi dai in mano la chitarra di Steve Morse, con il setup suo, quindi, e devo dire che per quanto io scarso in quell'ambito, dopo due fraseggi tutti gli amici tecnici, eccetera, mi hanno guardato, perché effettivamente non è che dico che suonassi in quel modo, però la facilità, sia a livello tecnico sullo strumento come action, come corde, e soprattutto come suono che usciva dall'ampli senza niente davanti. La pedaliera erano dei pedali che non riconoscevi, cioè nel senso avevano dei setup prestabiliti, quindi solo con dei numeri, e le possibilità di suono e di espressione erano veramente che la tecnologia ti aiuta in maniera smisurata sulla resa
sulla resa che hai. E tra l'altro il suono non era altissimo di volume, ovviamente, come mi immaginavo, ma era più che altro compresso e strutturato in modo che i fonici potessero tirare fuori al meglio. E quindi non c'era un'uscita di volume enorme dall'ampli, ma piuttosto dalle spie. Quindi anche a livello proprio tecnico rispetto a quello che si fa normalmente nelle band italiane, era molto più curato per un suono d'insieme, diciamo. Stessa Ok. cosa riguardo con i ZZ Top, dove Billy Gibbons aveva alle sue spalle questo muro di Marshall, che in realtà erano vuoti dietro, erano semplicemente delle facciate estetiche, perché in realtà la chitarra che suonava wireless, era quindi senza cavo, passava dentro un rack che era gestito da un tecnico dietro il palco, che a ogni suono cambiava il preset semplicemente schiacciando un pulsante. Quindi, avendo ben presente la scaletta, non c'erano pedali, non c'erano. Era semplicemente un tecnico dietro che cambiava i preset e non c'erano ampli, e era un rack e Sì. basta. E quello che vedevate alle spalle era una finzione totale estetica. È un discorso molto interessante perché tante volte con appassionati, clienti, capita di parlare proprio della questione del sound, diciamo, no? Quindi quello che succede molto spesso e tante volte è diciamo, la scintilla che ispira a prendere in mano uno strumento è in qualche modo l'identità, la riconoscibilità del sound di un chitarrista che tante volte piace al punto da volerlo, diciamo, emulare il più possibile. Certo. E c'è un dibattito vivissimo su questo perché ci sono due fazioni, una che dice che il suono sta tutto nelle mani e di conseguenza non si potrà mai in nessun modo riuscire ad ottenere lo stesso sound di un chitarrista anche avendo esattamente la stessa attrezzatura, mentre c'è un'altra fazione che invece dice con il giusto equipaggiamento si può raggiungere un suono molto molto vicino a quello di un artista. E il racconto che stavi facendo tu sui Deep Purple è molto interessante in qualche modo perché ci dice che effettivamente con la tecnologia di oggi, con l'effettistica, con gli amplificatori che sono diventati molto più raffinati da questo punto di vista. Per poi arrivare addirittura alle cose più moderne, tipo gli amplificatori modeling, che lì si apre un mondo, c'è veramente la possibilità di raggiungere in qualche modo un suono molto più simile a quello che si è sentito sui dischi tante volte o quello che si sente nei concerti di questi grandi chitarristi. Pensi che effettivamente ci sia sempre comunque come dire, un gradino finale tale per cui la tecnica personale del chitarrista in qualche modo sia inimitabile, insomma, un po' il Sì, suo DNA? assolutamente. Cioè, la tecnologia ti può portare a emulare un suono, ma la classica frase, il suono è nelle dita, è vero, perché ho sentito chitarristi suonare chitarre scalcagnatissime con un impianto assurdo e tirar fuori delle cose incredibili. Un esempio tra tutti è Marc Ribot, che non so se conoscete. Marc Ribot, chitarrista che spazia da Tom Waits a Vinicio Capossela, a suoi progetti solisti, a cavallo tra il jazz, la sperimentazione, la musica cubana. Insomma, è un musicista che io apprezzo particolarmente, che ho avuto l'occasione di conoscere, e lui tuttora, rispetto al discorso che faceva prima, va in giro con la valigia di cartone con gli effetti dentro, e rispetto a quelli. Dopo apro una parentesi. Rispetto a quelli che sono, come dire, impeccabili dal punto di vista della preparazione del proprio setup, è esattamente un cialtrone come me. Mi scuso con Marc Ribot per questa citazione, ma nel senso che io sono uno molto scarso da quel lato lì. E lui è proprio il king di questa cosa, perché ha una valigia da cui prende i suoi effetti, ma non è che li dispone. Lui apre la valigia e fa così, li lascia cadere con i cavi buttati a caso. E c'è una foto sul mio sito, se vi capita, andate a vedere alessgariazzo.com,
E c'è una foto nella bio dove ci sono tutte le foto con i vari personaggi che ho conosciuto e ci sono io che guardo così i pedali di Marc Ribot che mi fa una faccia sorridente alla fine di un concerto, come dire, il mio suono è questa cosa qua, proprio c'è l'incastro magico tra tutti questi pedali, i cavi un po' a farlocchi, le chitarre stesse con corde vecchie e magari quel bzz leggero dell'ampio cioè lì è proprio il suono personale e se tu ascolti il suono di Ribot nei dischi di Tom Waits piuttosto che di Capossela, ad esempio, o consiglio un disco suo che si chiama Marc Ribot y los cubanos postizos, che sono i cubani posticci, cioè, quindi, perché nessuno di loro è cubano ma suonano musica latina, è incredibile perché quello è un tipo di sound che a me piace tantissimo, è difficile da ricreare, quindi uso della leva, uso degli effetti ma un po' storti, diciamo. E quello è evidentemente nelle dita il suono, perché è un mix di cose. E poi è chiaro che è bellissimo sentire il suono pulito, il suono trattato di certi artisti. Guarda, ieri, ecco, apro questa parentesi, ieri ho sentito un singolo che è appena uscito a nome Johnny Depp. Che ha fatto una cover di Isolation di Lennon, quindi siamo già andati a toccare una corda che mi è particolarmente sensibile, ma il nome, cioè il singolo esce a nome Johnny Depp insieme a Jeff Beck. Jeff Beck, a mio avviso, è uno dei più grandi in assoluto, se non uno dei top 5, ed è sottovalutato perché non so perché non lo si cita mai, perché non è, non so perché non è considerato, cioè, è consideratissimo da tutti, ma un po' tutti se lo dimenticano. Ecco, se voi andate a sentire questa cosa, non storcete il naso perché lo canta Johnny Depp, perché invece canta da paura, canta in maniera eccezionale questa cosa, ma in particolare la versione chitarristica, cioè il sound chitarristico che c'è dietro di Jeff Beck, dimostra ancora una volta di più quanto il suono sia nelle dita, perché il tocco di Jeff Beck sulla leva e sulla chitarra è inimitabile, è assolutamente inimitabile. E tu puoi metterti a cercare questo suono in tutti i modi, a riprodurlo in maniera similare, ma è solo lui che suona così. Come ad esempio, appunto, Marc Ribot citato prima, Bill Frisell è un altro, o John Scofield in quel range a metà tra il jazz e altri suoni, che sono così personali da essere irriproducibili. Derek Trucks è un assoluto uno dei miei preferiti. E il suo tocco con la slide, o Sonny Landreth, sono unici, Ry Cooder, sono tutti inimitabili, quindi sono tutti esempi in cui puoi metterti a cercare il suono quanto vuoi, ma non suonerai mai come loro, assolutamente. Certo. Un nome minore che però tu conosci bene e noi sappiamo perché, Jeff Pivar, chitarrista di David Crosby, piuttosto che di Jackson Browne o di James Taylor, è un altro di quei sidemen che a me fanno impazzire. Ecco, i miei eroi spesso sono i sidemen, cioè sono quelli che non sono né il guitar hero né il chitarrista solista per cui tutti perdono la testa. A me colpiscono molto quelli che magari sono dei ritmici e poi escono con un solo personalissimo e clamoroso all'interno di una forma canzone. Quella cosa mi ha sempre colpito tantissimo. Certo, in particolare per quanto riguarda Jeff, che ho avuto la fortuna di conoscere, e una delle cose che mi ha colpito, tornando anche a un discorso che stavamo facendo poc'anzi, è la capacità di adattamento con quello che ha. Jeff, io ricordo di avergli prestato uno strumento per fare alcune date qui in Italia perché era qui in Italia con la tournée di David Crosby. La tournée se ne tornava negli Stati Uniti e insieme con la tournée tutti gli strumenti. Certo. E quindi lui si è trovato qui in Italia senza strumenti, avendo bisogno di una chitarra per fare un paio di date con sua moglie Inger. Io mi ricordo che mi è arrivata la telefonata di Francesco Lucarelli, che conosci anche tu, Certo. e
che mi ha chiesto se avevo a disposizione uno strumento da dare in prestito a Jeff per un paio di date, un paio di cose in Italia. E chiaramente ho detto subito di sì, perché insomma, sono quelle occasioni che uno non si può lasciare scappare, no? Facendoci attenzione, chiaramente, perché non bisogna proprio buttarsi a caso. Io dico sempre, in tutte le occasioni possibili e immaginabili, quando mi chiedono qualcosa sul mio mestiere, dico sempre ci va una quantità di autocritica enorme, nel senso che bisogna essere capaci di poter dire qualche volta, magari soprattutto all'inizio, questo strumento non è all'altezza, prendiamola con calma, perché bruciarsi un attimo. Però al di là di questo, mi hanno chiesto uno strumento, io avevo uno strumento in cui insomma riponevo la mia fiducia, però ero un po' nervoso, quindi ho contattato Jeff e ho cominciato a chiedergli se avesse un setup particolare, se avesse un action che voleva ottenere, insomma, tutta una serie di domande anche piuttosto tecniche, se vogliamo, su come voleva settato lo strumento. E ricordo Jeff che inizialmente mi aveva proprio, come dire, quasi messo da parte, non in maniera cattiva, ma mi ha detto: no, no, non c'è problema, tu portami la chitarra e non c'è problema. Poi ha capito che ero un attimo in apprensione, anche perché insomma per me era la prima occasione, no, di avvicinare un chitarrista di quel calibro, se vogliamo, con quell'esposizione. E quindi è stato molto gentile, mi ha detto: no, guarda, vieni pure al concerto di David, puoi venire, sei mio ospite, e prima o dopo il concerto vedo di trovare un attimo per provare lo strumento, così ti dico se va tutto bene. Però sì, cioè, a riprova del fatto che era tutto nella mia testa, io ho portato i miei due strumenti da fargli provare, gli ho messo in mano lo strumento. Lui, nonostante mi avesse detto che lui non è un chitarrista acustico e quindi con la chitarra acustica lui fa proprio fatica, poi si è messo lì su una panchina fuori dal teatro, ha preso la chitarra in mano per la prima volta, in 5 secondi ha fatto delle cose che io sono rimasto lì e ho detto: va bene, ok, effettivamente può andare bene così. È così, è così. Poi, Assolutamente, assolutamente. perché poi oltretutto, se tu fai questo lavoro, ti rendi conto di come spesso certe cose sono nella tua testa, nel senso, se uno suona solo nella propria cameretta, con il proprio sound, con la propria chitarra, eccetera, probabilmente è bravissimo e riesce a fare determinate cose. Poi però si scontra con una realtà che è quella dei live, che siano al Forum di Assago, piuttosto che al piccolissimo club nel paesino sperduto, le situazioni tecniche non rispecchiano mai quello che tu hai nella tua stanzetta. Quindi è questa la cosa fondamentale da capire, che il suono devi averlo nella testa e nelle dita ancor prima del lato tecnico, perché il lato tecnico può presentarti una serie di problematiche di varia natura. Prima fra tutte l'ascolto, che non sarà mai l'ascolto che tu hai quando suoni da solo, anche solo in sala prove. Per cui la capacità di adattabilità con attrezzature diverse, con strumenti diversi, fa sì che tu non hai il problema di com'è lo strumento che ti presteranno, che ti daranno, ma tu sai come farlo suonare, e questo è il Certo. concetto. E devo dire che nei musicisti americani questa cosa è ancora più evidente, perché sono abituati a spaziare molto, cioè loro suonano veramente dal localino più scarso della terra alla mega arena, e questa cosa qua fa la differenza. Mentre invece, allora, in Italia c'è il gruppettino da locale, il gruppettino da teatro, il gruppone da live super. Se tu sposti un musicista che lavora abitualmente in un ambito super, in una situazione più piccola, spesso fa molta fatica, perché non ha questa capacità di adattabilità, perché si è abituato ad avere il Rodi, il guitar tech e la situazione prestabilita. Se lo senti suonare in un localino, in una jam session o cosa, non esce, cioè non si trova in difficoltà. Infatti, spesso mi è capitato di incontrare musicisti pop, chiamiamoli così, in Italia, che mi hanno fatto una marea di complimenti, non per il fatto tecnico, ma per il fatto che se tu prendi in mano uno strumento e dialoghi con lui, automaticamente ti esce qualcosa di buono. Non tutti ce l'hanno questa capacità, ma non perché sia bravo,
ma perché ho questa attitudine, che molti hanno per fortuna, che magari è legata anche al genere blues, eccetera, quel mondo lì dove sei abituato a improvvisare, a trovarti in situazioni un po' diverse dal tuo ambito, e subito ti esce qualcosa di valido, diciamo. Sei quello che magari non a livello di Jeff, ma se ti trovi su una panchina a suonare una chitarra che ti viene portata, qualcosa di buono tiri fuori. Mentre invece il musicista che è abituato a suonare solo con la sua chitarra, col suo ampli, col suo setup, tutto così, è abituato soprattutto a suonare solo le sue canzoni o le canzoni che suona con l'artista con cui lavora, se gli sposti questi elementi, sembra un musicista qualunque, cioè Certo. È non ha forse limiti. anche non solo un'attitudine naturale, ma anche proprio, come dicevamo prima, la somma della quantità di esperienze che hai fatto, probabilmente. Sì, io sono amico di Steph Byrne, per esempio, che molti di voi conosceranno come chitarrista di Vasco Rossi, però lui in realtà suona in America con spazio da Alice Cooper a Huey Lewis and the News, quindi da un rock quasi venato di metal al rock pop soul classic americano di Huey Lewis al suono di Vasco Rossi, e in ognuno di questi è un figo pazzesco, cioè nel senso è incredibilmente preciso, cioè non è una cosa comune, perché spesso i chitarristi, appunto chiamati sidemen, sono magari giusti per un determinato genere, per un determinato sound. Invece questa capacità di spaziare è la caratteristica base, secondo me, del bravo chitarrista. Certo, facendo un piccolo passo indietro, tornando un attimo sulla chitarra, come strumento, diciamo, qual è in qualche modo il tuo rapporto con lo strumento chitarra? Nel senso che ci sono. Carnale. Carnale, ok, mi hai già quasi risposto perché ci sono molti, ci sono molti, insomma, c'è una parte di chitarristi che ritengono lo strumento in qualche modo è anche giusto che sia uno strumento di lavoro, no? Parlavo una volta in fiera con un chitarrista che mi diceva, io gli stavo facendo tutta una serie, io come tu sai ho un rapporto anch'io estremamente, estremamente stretto con gli strumenti musicali, per non parlare poi dei miei che sono come dei figli. Mi sento sempre un fesso perché tutte le volte che vendo uno strumento faccio fatica a consegnarlo, perché vorrei tenerlo in qualche modo, non riesco tanto a separarmene, è sempre un po' una sofferenza, poi va bene, ma è una sofferenza. Però parlavo con questo chitarrista che invece mi diceva: no, no, guarda, con me non fare questi discorsi perché per me la chitarra è come il trapano demolitore per il muratore. È uno strumento di lavoro. Sì, io voglio uno strumento di qualità, voglio qualcosa che abbia una buona funzionalità, tutto quello che vuoi, però rimane uno strumento di lavoro. Laddove invece altri chitarristi, altri professionisti, come te, a quanto mi pare di capire, c'è un rapporto diverso, no? Un rapporto molto più stretto, quasi, come dici tu, carnale, no? In qualche modo. Sì, allora, io sono una via di mezzo tra questo chitarrista e quello che stavamo dicendo, perché in realtà sono uno, quando dicevo prima cialtrone, nel senso che sono uno che, tu lo sai perché sei il mio liutaio di fiducia, non pulisco le chitarre, ho un atteggiamento molto, come dire, non di grande cura e me ne pento, ma è una mia caratteristica. Io sono uno che anche, non so, l'automobile non la lava mai, non la, cioè, nel senso, perché mi serve e devo usarla, non è che penso a tenerla lì come una cosa esposta. Probabilmente rispetto al collezionista che ovviamente tiene le chitarre esposte e basta, mentre invece io le devo usare e le uso tutte se possibile, perché live ne uso una parte, in studio ne uso un'altra, proprio per il fatto della ricerca del suono, ho un'attenzione leggermente più bassa rispetto, uno, all'estetica e due, alle caratteristiche, no? Perché ho appunto questo rapporto molto, cioè deve essere una cosa in cui mi sento totalmente a mio agio e questa è una chitarra mia. Ecco, forse dal punto di vista del prestarla a qualcun altro, per esempio, sono molto come te, nel senso sono molto geloso della mia chitarra, perché delle mie chitarre,
quindi non sarei così, a meno che non fosse un supernome, che allora c'è un altro piacere a prestarla, ma in altri casi faccio un po' fatica. Mi è capitato con dei bluesmen in passato, che soprattutto questa Gibson che vi ho fatto vedere prima, molti di loro me la chiedevano, ma non la vendi, non me la presti? Non me la... No, no, cioè, no. Però ecco, sono uno, se vuoi, poco attento alle caratteristiche, cioè preferisco che se ne occupi un liutaio serio, mentre io non ci metto le mani sopra, ti dico solo, guarda, faccio un po' fatica sui tasti in alto, senti lì che batte un po', forse da ritastare, forse insomma è da risettappare, bisogna alzare l'action, abbassare l'action, questa è la massima cosa a cui arrivo io. E ti dico, apro questo aneddoto ridicolo perché ci sono questi, faccio una citazione, non so se posso fare citazione, c'è un sito che conosciamo tutti, si chiama accordo.it, Sì. dove molti scrivono, eccetera. C'è stato in un momento particolare della mia vita un forum accesissimo sulla mia Gibson, perché uno aveva, dopo delle foto che erano uscite, aveva scritto: ma come tratti la tua Les Paul? Nel senso che io sono uno che la pulisce poco, no? Così e la tratta un po' così, anche perché l'ho già presa usata, l'ho comprata quando avevo 13 anni, quindi stiamo parlando del 1985, trovata in un negozietto, usata già con il verderame classico delle Gold Top, no? Questa Sì. cosa qua, bella rovinata, e la caratteristica che a me piace, ecco, l'unica cosa che ho fatto, ho tolto il battipenna, che non mi piaceva esteticamente. Ma per il resto tendo a lasciarla così. E quindi c'era questo forum incredibile di pagine e pagine di gente che scriveva sul fatto di trattare bene o male una chitarra, e di tenerla pulita, di curarla, eccetera. La battuta più bella che ho letto era di uno che ha scritto: l'importante è che sia pulito il chitarrista. E se... non a livello di suono, a livello proprio fisico. Per cui l'ho trovata geniale perché dico... Cioè, che voi abbiate del tempo da perdere sul giudicare se, io dicevo, se vi piace il suono, vi piace come suono io, basta, finito. Cioè, non è che si sta lì a perdere del tempo a parlare su come la tratto, su come curarla, su gente che sta lì delle ore con le cremine o cosa a sistemarla come se fosse... Cioè, penso che sia più importante dedicarsi al suono, al curare altri aspetti che non a quello, perché ci sono per fortuna persone come te che sanno fare quel lavoro e che hanno cura dei nostri strumenti in maniera magari diversa. Poi è chiaro che ognuno fa come vuole ed è giustissimo avere cura degli strumenti, non nego che è una cosa importante, però io sono uno, per esempio, ho una Dan Electro che, come sapete, sono strumenti molto leggeri e anche abbastanza economici e che tra l'altro una delle mie predilette perché proprio per la sua caratteristica ha un suono molto versatile sia live che in studio e quindi si adatta a diversi tipi di situazione e di insomma a seconda del suono che devi ottenere, della musica che devi fare è molto versatile, pur essendo una chitarra molto economica e molto semplice. E io la tratto male, nel senso che la uso anche perché a volte da live qualche scena scappa a noi chitarristi poser e magari io la lascio cadere, eccetera, ed è una chitarra su cui mi posso fidare di fare determinate cose e non presenta così grandi danni. Una volta uno, a una fine concerto, mi ha pesantemente criticato dicendo: ma tu non hai rispetto dei tuoi strumenti, come fai a essere così? Io ho detto, ti chiedo scusa se la cosa ti ha turbato, non voleva essere questa cosa perché non mancherai mai di rispetto né a una persona né a uno strumento in particolare. Però appunto è parte anche di una certa iconografia rock quella di avere un rapporto così fisico con lo strumento che magari può essere che colto da raptus musicale tu abbia un atteggiamento un pochino più strong con lo strumento. Quindi ovvio non lo farei mai con la Gibson o con uno strumento acustico, però in quel caso lì mi sono lasciato andare e non è successo niente allo strumento proprio perché ha delle caratteristiche che non risente più di tanto del tuo atteggiamento, diciamo. Certo. Visto che hai introdotto un po' l'argomento, facci un po' vedere se ti va i tuoi strumenti, quali sono i tuoi strumenti principali, parlacene un attimo. Beh, allora,
ho citato la Dan Electro, che adesso non ho portato qua, ma ho le chitarre che volevo farvi vedere in particolare. Questa è una Taylor semiacustica che è quella che uso più spesso nei live e anche in studio, e che a detta di tutti ha un bel suono, a detta anche tua. Certo. Perché è piuttosto equilibrata sia quando la suoni completamente acustica, sia quando la suoni pluggata. Ha la caratteristica appunto di essere molto equilibrata ed era un fine serie comprato nel 2000, quindi non è che voglio, non sono endorser di nessuno in questo momento dal punto di vista chitarristico, per cui non ho problemi di, come dire, di rappresentare qualcuno, per cui dico non tutte le Taylor suonano allo stesso modo, questa suona particolarmente bene perché probabilmente in quel periodo lì c'era un tipo di costruzione ancora accettabile. Poi l'altra chitarra acustica che uso spesso e che ha un'estetica bellissima e un suono interessantissimo è questa Gibson, che è originariamente una 12 corde. Che ho ereditato da Cooper Terry, che era un bluesman nero che ha vissuto in Italia ed è purtroppo mancato negli anni 90 e su ha suonato tantissimo con Fabio Treves, quindi questa chitarra è rimasta a Fabio dopo che Cooper ci ha lasciato e non essendo un chitarrista Fabio, lui l'ha diciamo data in affidamento a me ed è una chitarra che ho usato spesso, soprattutto in studio perché non è amplificata, quindi non è una chitarra da live, se la usi live deve essere usata col microfono davanti, ha la caratteristica di avere questo suono caldo tipico da chitarra degli anni 70, quindi un action particolare, ottima sia per le ballad, strumming. Suono molto particolare, ovviamente, e soprattutto da blues, ovviamente. Questo, per esempio, in studio per suonare un classico blues da solo. Come sentite, ha subito quella pasta lì, cioè sembra un po' vecchia, un po' così, ha questa caratteristica che si percepisce subito. Quello che qualcuno chiamerebbe il mojo. Il mojo. Poi questa Gibson qua, che è la mia Gibson favorita, questa Les Paul Gold Top. Ho una Stratocaster anni 90, rossa, quella classica, diciamo, Made in USA, che ha un ottimo suono. Ho una Epiphone, quelle modello, chiamiamolo Gallagher style, diciamo. Ho la mia Dan Electro, ho due chitarre baritone, una Larry V baritona acustica e una Dan Electro baritona che sono molto personali. Ho lasciato per ultimo questa chicca perché non è una mia chitarra, ma parlando di liuteria, non potevo non tirare fuori questa meraviglia. Allora, questo strumento è una Van Dre. Ovviamente, guardate la caratteristica di questi splendidi pulsantini che fanno un rumore incredibile. Cambia tantissimo il suono. Questi strumenti hanno una storia particolare, te la racconto perché tu sei un appassionato di liuteria, oltre che Assolutamente. loro, e quindi penso che chi seguirà il tuo canale o le tue cose apprezzerà quello che ti vado a raccontare. A Reggio Emilia, negli anni 60, un costruttore che si chiama Antonio Vandré Pioli
in arte Van Drey con la W, quindi andate a cercarlo su internet perché è interessantissima la storia. Costruisce questi strumenti pazzeschi. Lui nasce come costruttore di contrabbassi classici, eccetera. A un certo punto, essendo un personaggio visionario totale, tipico degli anni 60, cura con grande estro, diciamo, l'estetica dello strumento, apportando comunque anche delle migliorie tecniche. Per esempio, una caratteristica: i manici si costruivano sempre in legno, ovviamente. Van Drey, primo tra tutti, fa un manico in alluminio, dal quale toglie i truss rod, cioè le barre che contrastano la tensione delle corde, e per evitare la deformazione del legno. Quindi la pulizia e la limpidezza del suono è evidente, lo potete sentire. Lo potete sentire così subito. Lo sto passando dentro quest'ampli Davoli di cui parlavo prima, anche questo d'epoca, e purtroppo non è mia. Questo strumento, come dicevo, mi è stata prestata da Marco Balestri, che è un medico di Reggio Emilia, ma è uno dei maggiori conoscitori di questo liutaio, e lui colleziona tantissime Van Drey. Ha fatto un libro splendido, esiste un libro bellissimo che racconta tutta la storia di Van Drey e del fatto che negli anni 60 ha costruito chitarre per tantissimi personaggi, tipo i Nomadi, Adriano Celentano, Guccini. Recentemente ai telegiornali sono stati fatti dei servizi per ricordare gli 80 anni di Mina, e spesso facevano vedere delle immagini di un film con Celentano, dove Celentano ha questa Oval, che è questo strumento pazzesco costruito da Van Drey. La caratteristica è che sono quasi tutti dei pezzi unici, ovviamente, non sono fatte in serie, quindi questa, che si chiama Polyphone Spatial, vedete che è Polyphone Davoli, sempre distribuita da Davoli, perché poi lui a un certo punto ha creato questo rapporto con Meazzi o con Davoli per distribuire i suoi strumenti. E per dire, ne ha una Ace Frehley dei Kiss, ovviamente essendo appassionati di strumenti con una forma strana. La Kramer fornì una Van Drey a Eddie Van Halen, per dire. Dylan a Londra, durante il documentario Don't Look Back, vede in una vetrina una chitarra e dice: io non ho mai visto una chitarra simile negli Stati Uniti, ed era una Van Drey. Ne ha una Sean Lennon, il figlio di John Lennon, ne ha una Joe Perry degli Aerosmith. Insomma, sono chitarre che chi... Buddy Miller, che è un altro dei sideman miei preferiti, quello che per esempio ha prodotto e suonato nell'ultimo disco di Robert Plant, nella sua band attuale, Band of Joy. Sono tutti musicisti che vanno alla ricerca appunto di un suono e di un'estetica. In questo caso, ovviamente, tutto il mio discorso cade, perché essendo strumenti così particolari e così personali, in questo caso la cura deve essere assoluta, perché solo questa chitarra esiste così, o ne esistono pochi altri esemplari, per cui sono d'accordo che l'attenzione verso questo strumento deve essere enorme. Oltretutto non è neanche mio, ma nello specifico ovviamente lo tratteresti come una cosa unica e rara, proprio perché è un pezzo unico ed è anche un pezzo d'arte, diciamo. Io ho avuto la fortuna di conoscere Gianfranco Borghi, che è amico di gioventù di Van Drey, hanno fatto un viaggio nel Mar Nero in moto, per dire, che è il responsabile della verniciatura di tutti gli strumenti Van Drey, e quindi finché la fabbrica è esistita, finché non ha chiuso, lui si è occupato sempre della verniciatura, e quindi era divertente sentire i suoi aneddoti sul modo particolarissimo e visionario di Van Drey di lavorare con gli strumenti, che era a metà tra l'artista, l'artigiano e, prendimi il termine con le dovute cautele, il carrozziere, cioè nel senso che assemblava degli elementi che normalmente un liutaio non avrebbe mai utilizzato, e anche a livello di verniciatura aveva un approccio più vicino a chi lavora con mezzi di alluminio o cose del genere, che non con il legno, per cui molto 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 personale. Questo mi sembrava una chicca da far vedere a te e ai tuoi followers. Assolutamente, assolutamente. Visto che stiamo toccando il tasto liuteria, e visto che ci hai fatto capire che per quanto riguarda la manutenzione ti non è il tuo, ecco. No, io lo so, certo.
Come ti sei approcciato al mondo della liuteria? È stato qualcosa di, mi viene in mente, come dire, quasi automatico. A me, in questi casi vengono sempre in mente i chitarristi classici che in qualche modo ci nascono un po' con la liuteria dal momento in cui cominciano i loro studi, perché vengono subito introdotti al mondo della liuteria. Mentre invece, nel caso di chitarristi di, come dire, di musica moderna o che sia elettrica, che sia acustica, tante volte l'introduzione al mondo della liuteria è piuttosto tardivo, come dire, perché addirittura alcuni non sanno cosa fa il liutaio fino a che proprio magari non si scontrano con la paletta spezzata o qualcosa del genere. Per te com'è andata? Sono d'accordissimo, sono di questa categoria qua. Non dico che non so cosa faccia il liutaio, ma mi sono avvicinato al mondo delle liuterie piuttosto tardi rispetto agli standard, perché ero abituato appunto a usare strumenti, a parte la Gibson, che appunto era d'epoca, gli altri strumenti erano nuovi o comprati per l'occasione, per cui davo per scontato che fossero ok sotto tutti gli aspetti. Poi, soprattutto suonando professionalmente, ovviamente ti rendi conto che tante sono le caratteristiche che devi invece prendere in considerazione, cioè che poi non è che suoni con lo strumento e ti va bene e basta, ci sono delle caratteristiche che puoi cambiare, che puoi ritoccare e soprattutto che se metti in mano al liutaio sbagliato, soprattutto ti puoi rendere conto di quanto il tuo strumento non suoni più come prima e viceversa. Quando invece lo metti nella mano del liutaio giusto, dici: oddio, mi sembra di avere in mano un altro strumento. Ha lo stesso suono, ma le caratteristiche fisiche sul manico, eccetera, sono completamente cambiate. E questa è la caratteristica fondamentale. Adesso non lo faccio perché siamo in diretta con te, ma lo dico perché è così. Nel senso che la prima volta che ho avuto a che fare con te, ho colto il tuo amore, la tua passione verso il tuo lavoro e verso gli strumenti, ma ho colto una linea comune di approccio sullo strumento, nel senso che ho conosciuto gli utai che decidevano loro le caratteristiche che doveva avere lo strumento, perché guarda che deve suonare così, perché è giusto così. Che è vero fino a un certo punto, è vero su uno strumento che hai costruito tu probabilmente, ma su uno, ma neanche quello, Forse voglio dire. neanche, sì, forse Forse neanche. ne... ma mi sono scontrato più volte con persone che mi hanno dato dei giudizi personali molto sbagliati, almeno per il Sì. mio punto di vista, e soprattutto hanno messo le mani sui miei strumenti creando dei veri e propri danni. Nello Ok. specifico, e questa è una cosa che veramente invece è un pessimo lavoro per lo strumento, per il musicista e per il nome liutaio, perché sotto il nome liutaio ci sono certi che si millantano tali senza aver studiato adeguatamente, o anche persone che hanno proprio una scarsa capacità di considerare quello che stanno facendo, cioè ragionano in termini magari puramente tecnico-accademici eventualmente, ma senza pensare alle caratteristiche che servono al musicista che ti ha portato lo strumento. Credo che la cosa più complicata, una delle cose più complicate che ho affrontato nello scoprire il mio mestiere e insomma nella pratica di tutti i giorni, no? Di avere a che fare con i chitarristi e con gli strumenti, sia proprio il fatto di riuscire a riconoscere le caratteristiche del chitarrista. Fondamentale. E di agire di conseguenza, nel senso che tante volte mi capita, poi dipende chiaramente da chi ti porta lo strumento e che cosa ci deve fare, però soprattutto con i chitarristi professionisti, però in realtà è un discorso che si applica un po' a tutti, è sempre importantissimo capire chi hai davanti, come suona, per cosa usa lo strumento. Quello è fondamentale perché ognuno è fatto diversamente, che sia l'approccio o che sia proprio una questione fisica, magari. E quindi ognuno suona diversamente, ha la sua tecnica, ha le sue caratteristiche.
bisogna riuscire ad unire le caratteristiche del chitarrista con lo strumento, altrimenti è chiaro che si può tenere uno standard di riferimento. Io so che quando faccio il setup su una chitarra acustica o una chitarra elettrica, l'action del mi basso lo metterò tra i 2 mm e i 2,8 mm, però al di là di quello, non è che questo deve essere un termine assoluto per cui io i setup li faccio Certo. uguali per tutti, perché altrimenti siamo punto a capo, perché poi ci sarà chi picchia più forte, chi picchia più piano, chi ha la mano più grande, chi ha la mano più piccola, tutto quello che è, e diventa difficile unire le due cose. Quindi forse è quello che fa più differenza nel mio mestiere, quando si tratta chiaramente di setup, manutenzione, quello che è sugli strumenti. È proprio capire chi hai davanti, cercare di conoscere il cliente, che magari a qualche cliente è una cosa che sta un po' antipatica perché non è una cosa che arriva subito, perché bisogna chiarire un attimo quali sono le caratteristiche del chitarrista e non è che a occhio, sarebbe bello, sarebbe un bel superpotere da avere, vedere il chitarrista e sapere già come vuole lo strumento, Oh. però è una cosa, bisogna conoscersi un attimo e costruire un po' un rapporto anche, no? Tra chitarriste e liutaio. Faccio un paragone assurdo, ma tu immaginati il meccanico di Valentino Rossi per dire che lavora per lui, per la sua moto e per le esigenze che ha lui. Se cambia il pilota, cambia la moto, cambia la classe, cioè non può usare gli stessi schemi perché le necessità della persona che non è Valentino Rossi, che guida in maniera diversa, che fa delle cose diverse, sono completamente diverse, ma lui non è che non è più capace a fare il meccanico, semplicemente si adegua a quello che deve fare. Poi Certo. c'è quello che, come chitarristi, c'è quello che è più bravo, più tecnico a fare una determinata cosa, ci può essere anche il liutaio che magari è più ferrato sulla classica piuttosto che sugli strumenti di un certo tipo il mandolino, il banjo, eccetera. Però, come per i musicisti, anche tu, cioè, vi sai dire che uno che è più eclettico e quindi sa spaziare su strumenti diversi, sa cogliere prima di tutto con l'orecchio caratteristiche diverse e quindi saperle adattare al suono che uno ricerca e poi tecnicamente lavorare sullo strumento per ottenere quelle cose, è il liutaio che uno cerca, e quando trovi la persona giusta, e c'è anche un rapporto umano che va al di là delle capacità tecniche, che è appunto quello che si pone in un certo modo e ti ascolta e non ti dice no, devi fare così perché io sono il liutaio e tu sei solo il chitarrista. È una cosa che succede anche nei fonici nel mio lavoro, cioè ci sono fonici che ascoltano e dopo un secondo mettono le mani sul mixer e ti tirano fuori un suono che è il più naturale, il più reale possibile. Ci sono fonici che, tra virgolette, interpretano il suono e durante tutto il concerto agiscono come se fossero loro parte dello spettacolo, ma magari non sono il tuo fonico. E questa è la cosa più sbagliata che puoi fare perché tu non mi conosci, non sai com'è lo show. Quindi se devo dire che all'estero, per esempio, mi è capitato di trovare sempre fonici di un livello altissimo e con un'attitudine completamente diversa dagli italiani, nel senso che spesso ti fanno suonare la band insieme nel soundcheck, non facendo ogni singolo strumento come si usa, e lavorano sul mix totale, ad esempio, no? E questa è una cosa fondamentale. Per esempio, mi raccontava Giancarlo il fonico di Fabrizio De André, che per me è un altro esempio di come il suono e l'insieme tra voce, chitarra e tanti strumenti a corda fosse assolutamente un mix unico ed inimitabile. Lui mi raccontava che partiva facendo il suono della cassa della batteria quando facevano il live, come fanno spesso, ma applicandolo sulla voce di De André, cioè erano cassa e voce di De André, perché avendo lui una profondità così evidente nel suo modo di cantare, lui faceva una cassa che probabilmente sentita da sola a un fonico avrebbe fatto schifo, probabilmente, perché doveva lavorare su frequenze che non disturbassero la voce di De André. Quindi Capito. questa è la caratteristica fondamentale in primis. Dopo si muoveva sugli altri strumenti, ma se la cassa era sbagliata, non avrebbe mai potuto funzionare quel live perché la caratteristica vocale di De André era tale per cui gli strumenti dovevano lavorare intorno a lui senza mai sovrastare o rovinare la caratteristica fondamentale dello show, che era la sua voce.
Questo è un esempio per cui il fonico non ragiona in termini di suono singolo, ma pensava a un suono d'insieme e quindi allo stesso modo il liutaio intelligente dice: ma questo che tipo di genere fa? Ma questo che caratteristiche ha? Non posso usare uno standard che è quello. No, è così perché io ho studiato e ti dico che va trattata così lo strumento. Sì, ma per me non suona. Quindi Chiaro. siamo da capo. Chiaro, chiaro. No, no, beh, diciamo che ci va un bilancio a 50-50, diciamo, Esatto. tra la capacità tecnica del tecnico, quindi di chi Esatto. va a mettere a posto, e invece la sensazione di chi poi lo strumento lo deve andare a suonare, perché va Certo. benissimo, cioè se il tecnico pensa di aver messo a posto lo strumento in maniera tecnicamente perfetta, è vero anche che lo strumento poi non va da solo sul palco, ci va accompagnato e di conseguenza è così. E invece, sempre parlando di liuteria, al di là appunto del lato manutentivo, no? Della liuteria. Invece, per quanto riguarda gli strumenti di liuteria, adesso abbiamo parlato della Vandré prima. Hai avuto altre esperienze con strumenti di liuteria? Come ti sei mosso Pochissimi nel tempo? amici che hanno provato a sperimentare, ma non liutai famosi, mi hanno fatto provare chitarre, strumenti, eccetera, che hanno realizzato, devo dire qualcosa anche valido, però non ho mai pensato a me, un po' per le mie caratteristiche appunto musicali, per le mie scelte, di farmi realizzare uno strumento ad hoc. È una cosa che potrebbe avere un senso, in effetti, probabilmente più su strumenti un po' personali, un po' particolari, tipo, non so, faccio un esempio, una Weisenborn piuttosto che una lap steel o cose del genere. Sì, io ho una lap steel, per esempio, costruita da Ermanno Pasqualato, che è un costruttore veneto specializzato sulle lap steel. Poi conosco bene Roberto Reani, che è un altro costruttore di lap steel, che ha creato proprio un suo brand, diciamo, Certo. di strumenti. Forse perché sono strumenti un po' particolari su cui appunto si può agire. Ritengo nel mio caso che forse potrebbe avere un senso per l'uso che ne faccio io e per come sono io, lavorare su una chitarra acustica. Cioè, Ok. quindi pensare a un liutaio, nello specifico ad Alessio Guarnieri. Presente. Ecco, per ipoteticamente realizzare uno strumento che abbia determinate caratteristiche e quindi non l'ho mai pensato prima, ma se avessi bisogno, necessità o cosa, penso che mi orienterei verso uno strumento acustico, Ok. perché è più in quel mondo lì che vado alla ricerca di un magari particolare tipo di suono e di magari particolari tipi di caratteristiche. Io ho fatto dei nomi di tuoi colleghi non per fare pubblicità a loro o a te, insomma, ma per citare proprio i casi personali, cioè quelli che ho conosciuto Le tue personalmente. esperienze, diciamo. Esatto. Poi so ovviamente di altri grandissimi nomi, tipo Aldo Illotta, eccetera, o altri bravissimi liutai italiani, ma non ho mai avuto un po' la necessità, tra virgolette, di andare a cercare uno strumento ad hoc. A volte magari capita al contrario, cioè che il liutaio che dice: ho pensato a te per questo strumento, e che è ovviamente una bellissima gratificazione, oltre che una cosa interessante per capire la cosa, ma soprattutto per uno che fa il mio lavoro da tanto, ecco, penso che forse sono più i chitarristi classici che vanno alla ricerca di un determinato strumento e di una determinata caratteristica, per cui magari possono chiederti delle cose con magari maggior cognizione di causa, proprio perché, come dicevi tu, vengono introdotti al mondo della liuteria da subito, appena cominciano a studiare lo strumento, ecco. Certo, sì, dal mio punto di vista credo che, e non lo dico perché mi occupo di strumenti acustici, classici acustici, nell'ambito della costruzione, ma lo dico proprio in termini generali,
per quello che è il mio approccio, chiaramente. Nel mondo della chitarra acustica e della chitarra classica, forse c'è più un'intenzione a una ricerca del suono diversa, laddove invece, facilmente nel mondo della chitarra elettrica si lavora un po' più per standard in termini di Esatto. suono. Mi viene in mente, sia il chitarrista live che il chitarrista da studio, no? Nel momento in cui magari un produttore decide che, vuole ottenere quel certo tipo di sound e quindi ti dice facciamo per chitarre e per bassi, no? Il basso, nel 90% dei casi, da quello che sento dai clienti e dai professionisti, nel 90% dei casi il produttore dirà vieni con un precision, entri direttamente nella DI e chiudiamola lì. E, nel caso della chitarra ci sono dei suoni che sono ritenuti standard, quindi magari si dice il classicissimo Gibson dentro un Deluxe Reverb, no? L'accoppiata Gibson Fender. E, mentre invece nella chitarra acustica, nella maggior parte dei casi, magari non c'è una ricercatezza estrema, no? È più difficile che venga detto mi serve un suono Martin, Certo. perché le differenze sono forse un pochino più sottili rispetto al mondo della chitarra elettrica. Però dall'altra parte, nel momento in cui ci sono delle esigenze un po' particolari, specifiche, mi viene in mente, ma solo perché ci sto lavorando in questo momento, io sto lavorando per Marcus Eaton in questo momento, sto costruendo uno strumento per lui, due strumenti per lui, che sono un progetto che abbiamo aperto insieme, su cui abbiamo lavorato, tra virgolette, a quattro mani. Lui ci ha messo i concetti, io ci ho messo le mani, ed è un progetto basato su un'esigenza molto specifica, perché Marcus suona da solo nel 99% dei casi, utilizza delle catene d'effetto per fare dei loop, per fare dei suoni ambientali, per farsi l'accompagnamento di basso, e quindi si è andati a far ricerca in un certo senso, no? Una chitarra che deve essere buona per il live, con un ottimo accesso ai tasti alti, con un certo tipo di sistema di amplificazione. Quindi, probabilmente, come dici tu, forse nel mondo della chitarra, dello strumento acustico, ce n'è di più. Poi, chiaro che nel mondo della chitarra classica, lì sicuro, sicuro. Il chitarrista classico nel 99% dei casi utilizza uno strumento di liuteria, e restante 1% c'è qualche strumento di produzione seriale. Il loro caso è tutto completamente diverso. Assolutamente, Ma assolutamente. appunto anche il chitarrista acustico che suona da solo, come Marcus, e quindi che fa un determinato tipo di concerto e ha determinate necessità, sia che sia da live, sia che sia in un disco, vuole proprio delle caratteristiche dello strumento particolari e quindi spesso nello strumento acquistato non le trova. Quindi ha bisogno del liutaio che spesso lavori proprio insieme a quattro mani, anche se tu non hai conoscenze tecniche sulla liuteria, però hai conoscenze su quello che vuoi sentire e il liutaio saprà trasformare questo in realtà. Certo, sì, è una cosa che molto spesso facilita grandemente il mio lavoro, è quando ti trovi a lavorare appunto con un professionista che ha le idee molto chiare su quello che vuole, quindi il punto di partenza è già molto definito, diciamo. Però è anche vero, sì, credo anche che oltre al discorso che abbiamo appena fatto sia anche una questione di specialità. Quindi, per esempio, nel tuo caso, come dicevi prima, tu hai forse sentito meno la necessità, ma anche perché spazi grandemente. Quindi Esatto. il pensiero di avere uno strumento cucito su delle esigenze specifiche probabilmente renderebbe lo strumento magari ottimale per uno degli ambiti del tuo mestiere, ma non così ottimale per tutti gli altri. Bravissimo. Mentre invece nel caso ad esempio di Marcus, lui usa 9 volte su 10 la chitarra acustica, la chitarra elettrica magari giusto per delle registrazioni, ma dal vivo ra molto raramente, e quindi essendo il suo strumento di prima scelta, allora diventa molto più importante avere una ricerca timbrica di un altro tipo. Evidente.
Certamente. Allora, ti vorrei chiudere questa piacevolissima conversazione facendoti una domanda un po' particolare che mi sono salvato per ultima, che riguarda un po' lo stato dell'arte della chitarra. Mi spiego meglio. Allora, ad oggi ci sono molte persone che pensano che la chitarra stia in qualche modo un pochino sparendo dai radar, morendo un pochino in termini di interesse, soprattutto da parte delle nuove generazioni, nuove generazioni di chitarristi o di musicisti. Questo tanti dicono che sia per l'evoluzione del mondo della musica, quindi come la musica sta cambiando, il modo di fruire la musica, quindi i vari servizi di streaming che rendono più difficile per il musicista magari tirare fuori i fondi per poter registrare un album come si deve, e i mezzi che si utilizzano per le registrazioni dei dischi e tutte queste cose qua che magari oggi come oggi vertono un po' di più su strumenti software, campionamenti, e quindi anche la vita un po' del musicista turnista, del musicista che lavora in studio, diventa più difficile perché tante volte la produzione magari o ha meno budget o è più orientata verso delle sonorità più elettroniche, e Certo. quindi ce n'è meno. Tu come vedi questa cosa? Anche come didatta, perché poi essendo anche un insegnante hai proprio il polso della situazione con i ragazzi giovani. Ti sembra che effettivamente ci sia meno interesse, ci siano meno ragazzi che si avvicinano al mondo della chitarra? O invece è una percezione un po' sbagliata data appunto da questi fattori? No, non è una percezione sbagliata, è evidente che anche dal punto di vista didattico è cambiato tutto. Ci sono ancora i sedicenni, quindicenni, sedicenni che vogliono imparare a suonare la chitarra e la prima cosa che ti chiedono è fare i pezzi degli AC/DC, delle Zeppelin, eccetera. Per cui siamo rimasti a quel concetto che la chitarra elettrica in particolare è quella del passato e cerchi di ricreare quel suono. Molti, diciamo che cambiando il mondo della musica, quindi entrando di prepotenza la musica elettronica, quindi software e determinate cose, hanno cambiato il lavoro per noi chitarristi, sia in studio ma anche come didatti, perché anche solo l'avvento di tutti i chitarristi, di tutti i cantautori, chiamiamoli indie, che si usa tanto questa bella parola, che invece ha una connotazione completamente sbagliata, perché indie vuol dire indipendente, mentre invece questi sono assolutamente mainstream nella maggior parte dei casi. Certo. Perché hanno un grande successo, una grande esposizione e, non ho paura a dirlo tranquillamente, una scarsissima tecnica strumentale. Magari sono degli ottimi autori, dubito anche su quello, ma sono degli ottimi autori o esecutori, cioè, o cantautori. Il problema cos'è? Che accompagnandosi con la chitarra in maniera molto grezza o banale, fanno sì che la maggioranza dei giovani che si approcciano allo strumento dicano: ma va, non serve più studiare, tanto mi bastano sapere quei 3-4 accordi e vedo che tutte le cose che ascolto funzionano sulla base di questo. L'altra parte ascoltano solo musica creata coi software. L'altro aspetto, soprattutto dei giovani, è che raramente ascoltano tramite mezzi che consentono una percezione buona del sound, perché di solito lo ascoltano attraverso il telefono o l'iPad, quindi tutto il lavoro che viene fatto in studio di cura del suono, sia a livello di registrazione sia a livello di liuteria, cioè di avere una chitarra che suona in un certo modo, viene vanificato dal fatto che viene sentito dentro una scatoletta e con un suono che non è assolutamente credibile. Quindi questa è la caratteristica tragica, diciamo, di quello che stiamo vivendo ed è legato sia al tipo di musica che viene proposta e prodotta, due, in base ai mezzi con cui viene ascoltata, tre, al fatto che appunto spesso i cantanti o presunti tali che i giovani ascoltano non sono musicisti per niente, o se lo sono in maniera molto grezza. E comunque hanno successo comunque, per cui questo è il risultato. Il problema si pone poi invece sul live, nel senso che anche lì, adesso al di là di quello che succederà dopo questo benedetto virus, quindi non so come sarà il nostro lavoro a prescindere, ma i live spesso sono delle cose in cui è tutto finto, anche lì, per cui
diciamo, diventa difficile per un musicista, chitarrista nello specifico, avere un suono reale, tangibile, quando tanto il pubblico vuole ascoltare esattamente quello che sente nei dischi. Quindi si tende a usare anche lì dei sequencer o delle basi, delle cose che vanificano tutto un tipo di lavoro. Sì. Per fortuna, a fianco di questa situazione, esiste tutta una serie di persone che vanno dai 15 ai 90 anni che invece sono ancora appassionati di musica vera e quindi la ascoltano attraverso i metodi giusti. Possono anche ascoltare Spotify, ovviamente, ma magari con delle belle cuffie, Chiaro. un sistema di amplificazione, vogliono ricomprarsi i vinili, vogliono ascoltare concerti veri, musica vera suonata in un certo modo. Quindi è un discorso che è esattamente 50-50, cioè nel senso c'è un 50% di cose che hanno tolto valore al suono, alle caratteristiche del singolo musicista e alla caratteristica dello strumento, e un buon 50% di appassionati che continuano a voler sentire le cose fatte bene, suonate in un certo modo, con un suono particolare, per cui vale la pena perdere del tempo a cercare le caratteristiche del suono che vuoi e a cercare magari uno strumento che abbia delle caratteristiche. E secondo me è più o meno diviso a metà Ok. l'ascolto. Non sono così tragico, non è che tutti abbiano abbandonato il piacere dell'ascolto né che la chitarra sia stata dimenticata, perché mi pare di sentire comunque in qualsiasi ambito musicale, anche nelle cose più trap che vanno adesso, delle chitarre acustiche, magari un po' trattate, un po' filtrate, oppure volutamente marce, scusate il termine un po' così, cioè volutamente perché fa figo il suono un po' così, poco curato, un po' grezzo, Sì. però guarda caso le chitarre ci sono sempre. Quindi, insomma, ci sono buone speranze che non tutto vada perso, ecco, diciamo. Ok. Non dovremmo estinguerci, via. No, no, per fortuna no. Perfetto, perfetto. Io, Alex, ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Grazie davvero, è stata una chiacchierata molto, molto interessante. Quindi, niente, io ti saluto, grazie mille. E dai, ci vediamo presto e speriamo di poterci vedere presto, magari tu sul palco e noi sotto. Assolutamente, Va e bene? buon lavoro e buona continuazione, buona fortuna per tutto. Grazie mille, grazie mille. Ciao. Io ragazzi vi saluto, grazie mille di essere stati qui, di averci tenuto compagnia, speriamo noi di aver tenuto compagnia a voi come si deve, di avervi dato delle belle informazioni. Noi ci vediamo la prossima settimana. A presto.